partendo ovviamente dagli eccellenti rapporti bilaterali che intercorrono tra Italia e Giappone, il nostro interscambio commerciale che vale oltre 12 miliardi di euro l'anno, sottende ovviamente un partenariato sempre più forte in ambito politico, industriale, in ambito tecnologico, in ambito culturale, che abbiamo ulteriormente rafforzato di recente nel settore della difesa. Infatti voglio ricordare, e ne abbiamo ovviamente parlato, l'avvio il 9 dicembre scorso insieme al Regno Unito del programma Global Compact Air Program, che è un programma teso a sviluppare un velivolo di sesta generazione che avrà importanti ricadute ovviamente sui settori produttivi, anche in ambito civile e in ambito di ricerca scientifica. Abbiamo oggi, e credo che questo sia molto importante, nell'ambito di questo incontro, concordato di elevare le nostre relazioni al rango di partenariato strategico. Credo che questo sia un elemento molto importante, un passo significativo che implica ovviamente, un rafforzamento dei nostri contatti a ogni livello e ovviamente l'apertura di nuove opportunità, di nuove prospettive per i nostri cittadini e per le nostre aziende. Un primo risultato concreto di questa decisione sarà prossimamente l'avvio, dicevamo, di un meccanismo di consultazioni bilaterali esteri-difesa che ovviamente consentirà di rafforzare lo scambio di analisi, di informazioni, collaborazione bilaterale su tutte le tematiche globali e regionali che sono di interesse reciproco. Abbiamo inoltre concordato sulla necessità di rafforzare i nostri rapporti di scambio in diversi settori, compreso quello culturale, che anche qui, secondo me, è elemento molto importante, beneficerà nella prossima conclusione di un accordo sulle coproduzioni cinematografiche. Vantiamo entrambi, diciamo, un'industria molto importante da questo punto di vista e vogliamo lavorare insieme.